Ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Canale in versione Summer Edition. Davvero fa un caldo della Madonna, ci sono, dice 30 gradi fuori, ma credo che con l'umidità e tutto percepiti ne siano 60. Diciamo che ho voluto fare questo video dopo l'uscita dell'ultimo aggiornamento, il 2004-20.6, che ha sancito l'arrivo anche in Europa del Tesla Auto Park. Gente iper fomentata, si gridava al miracolo, e li capisco, perché partiamo dal presupposto che io ho utilizzato sistemi di parcheggio automatico per, diciamo, più di 8 anni con le mie due Mercedes. Li trovo davvero una cosa comodissima, soprattutto se ben funzionanti, come quello Mercedes. Io devo dire che non ho avuto proprio davvero mai nessun problema. Li ho avuto in tutte e due i restyling della classe A che ho avuto. Devo dire davvero perfetti, non mi hanno mai fatto temere nulla durante la manovra. Per gli anni in cui ho avuto la macchina, comunque stiamo parlando di l'ultimo che ho avuto 4 anni fa, anzi vi lascio nella scheda proprio un video che feci all'epoca nel 2020, che ancora è presente sul canale, e lì era una novità proprio. Quello che ho fatto il video è il secondo modello di Park Assist della Mercedes. Ovviamente nulla a che vedere rispetto al quello di Tesla, ma io penso solo graficamente, perché ovviamente, vabbè, che graficamente quello di Tesla è tutta un'altra storia. Però le manovre, ragazzi, io ho visto anche video di questi qua recenti, non ha proprio nulla a che invidiare, soprattutto la parte dell'attaccamento al marciapiede quando fa la manovra. Lì davvero mi ricordo le prime ansie ai primi utilizzi, perché si accostava al marciapiede davvero di, penso, 2 centimetri, quindi con i cerchi in lega da 18, nuovi fiammanti, potete immaginare la preoccupazione che ho avuto. E quindi niente, vi ripeto, io sono sempre stato un utilizzatore ed un fan dei sistemi di parcheggio automatico, perché la trovo proprio una grossa invenzione, una grossa comodità. La domanda che mi porgo io è: ma vale spendere 4.000 euro per un accessorio, per una macchina del genere, su una Tesla? Partiamo sempre dal presupposto che io ce l'ho sempre avuti di serie, quindi non ho dovuto aggiungere, quando ce l'avevo sulle altre auto, ce l'avevo già montati, diciamo, nel pacchetto in cui prendevo l'auto, quindi e sono stato, diciamo, sempre avvantaggiato e non ho dovuto aspettare nulla per farlo inserire. Però documentandomi ho visto che più o meno tra Mercedes, Volkswagen, Audi, questi marchi così delle tedesche solide, diciamo, il prezzo si aggira tra i 1.200 e i 1.600 come optional, quindi diciamo la metà, poco meno della metà di quello che offre Tesla. C'è sempre lì il discorso che avere un sistema del genere, fare l'upgrade e spendere 4.000 euro più o meno, diciamo, mi dispiace dirlo, ma quasi solo per il parcheggio automatico, perché purtroppo questo benedetto autopilot è sempre qui in Europa mozzato. Cioè, vedendo anche online i video degli FSD in USA, davvero ti fanno mangiare le mani, perché vedi delle cose spettacolari. Cioè, sembra proprio davvero un'altra auto. Quindi siamo sempre qui a farci la stessa domanda: ma quando arriverà in Europa? E io sinceramente penso, forse, no, non dico proprio mai, ma non è che ci faccio tanto affidamento, le mie speranze sono ridotte al lumicino. Diciamo che anche, cioè, neanche per adesso, neanche hanno attivato la modalità Summon, che quella invece, per esempio, non ho mai ovviamente né visto né utilizzato. Però io mi metto nei panni magari di una famiglia, magari stai al supermercato, inizia a piovere a dirotto, con un click premi e fai arrivare la macchina proprio all'ingresso del supermercato, magari con i bambini così, senza bagnarti.
quella è una grande svolta. Anche lì l'ho visto sempre in video di YouTube America funzionare benissimo. C'era un video con dei finti ostacoli, dei finti bambini che gli ostacolavano la manovra e ragazzi, funziona davvero alla perfezione, non ho mai visto niente di così più, di così preciso. Quindi anche lì punto di domanda, qui in Italia già posso capire magari la spesa di 4.000 euro, c'hai l'autopark, il salmon, una simile FSD come in America. Invece non c'è niente di tutto ciò, c'è sì la sterzatura automatica. Secondo me al momento l'offerta che c'è qui in Italia, per come la penso io, il mio modesto parere, è insufficiente. Secondo me non ha senso ora pagare 4.000 euro per questo servizio. Devo dire la sincerità, a me manca tremendamente il sistema di parcheggio automatico perché l'ho sempre utilizzato e l'avrei voluto continuare ad utilizzare. Però sinceramente non me la sento di spendere 4.000 euro su una macchina che adesso il prossimo novembre farà un anno, ma io penso comunque più o meno sempre, diciamo, massimo 4 anni. E cambio auto, non me la sento di spendere questi 4.000 euro per questo aggiornamento che ripeto è abbastanza mozzato e non dà tutte le possibilità che dà specialmente ai residenti in America. Troverei magari anche più logico se uno volesse provare il servizio anche a tempo, così fare una cosa come hanno fatto in America, di un affitto, un abbonamento del servizio, allora sì, magari sarebbe anche la gente più invogliata, anche se comunque sempre 4.000 euro sono, però magari invoglieresti qualche utente sicuramente a fare il passo decisivo per fare questo upgrade. Però così, diciamo, come si dice a Roma, tutto di un botto. Cacciare tutti quei soldi non mi pare il caso. E io cioè sono, diciamo, tra virgolette, critico su questa cosa, nel senso che comunque non ce li spenderei ora come ora, perché se avessi alla portata di mano l'FSD come in America e tutte quante le altre opzioni che hanno loro, non avrei proprio nessun dubbio e farei addirittura il pacchetto dell'autopilot con la guida autonoma al massimo potenziale, quindi quello da 7.000, perché così avrebbe un senso, cioè li spenderei anche sì, magari un attimo a malincuore, che comunque sono 7.000 e passa euro, ma hanno un senso, senza nessuna limitazione di hardware e software, ma così. Prodotto così mozzato, 4.000 euro. Io sinceramente non me la sento. Ma stai scherzando? Quindi non so, ditemi anche voi la vostra su questa faccenda. Se secondo voi il prezzo è giusto, tipo, o che il prezzo è giusto, con la ruota che gira e Iva Zanicchi. Io lo ritengo per me esagerato, prezzo che non sosterrò, diciamo. Anche se, ripeto, per l'ennesima volta mi manca davvero la parte di autoparking in un'auto perché la trovo comodissima. A oggi non credo di fare questo aggiornamento, ma penso se rimangono così le cose a queste condizioni non lo farò neanche in futuro. Quindi non lo so, ditemi la vostra nei commenti, cosa ne pensate su questo aggiornamento. Io poi ho visto dei video, funziona bene, non c'è niente, però ho visto molto, molto fomento dietro questa cosa. Cioè, ragazzi, questi sistemi di parcheggio automatico esistono da più o meno 10 anni. Cioè, non so se magari non hanno questi ragazzi che hanno fatto questi video oppure leggo degli articoli, non hanno mai provato una cosa del genere, ma
Non è, io non la vedo questa grande novità da strapparsi i capelli perché fa le stesse cose che facevano altri sistemi di altre case automobilistiche, ripeto, 6, 7, 8 anni fa. Capisco l'hype per Tesla e qualsiasi cosa che fa Tesla, ma stiamo un attimo anche con i piedi per terra, diciamo. Niente, dopo questa lunga riflessione, lunga ma neanche troppo, e questo caldo bestiale, io mi vado a fare un bel, questa signora non fa lo stop e mi prende paro paro. Io mi vado a fare un bel bagnetto al mare, che dopo questa giornata di lavoro me lo merito tutto. E niente, vi lascio a voi le considerazioni, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo aggiornamento, di questo autopark, se lo comprerete, se non lo comprerete, se non comprerete mano a Tesla, perché vanno a fuoco, eh? Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Spero con meno caldo, perché già nelle mie zone qui non se ne può più. Quindi magari in un orario un po' più fresco cercheremo di girarlo. Vi saluto, ragazzi, e ci sentiamo in un prossimo video. Ciao!